E poi se dovete configurare l'avvio del sistema c'è un'interfaccia di questo tipo che compare premendo una certa combinazione di tasti. Solitamente se avete un computer assemblato, cioè sotto mano, sul manuale della scheda madre c'è scritto qual è la combinazione di tasti da premere per far uscire questa schermata. Questa è una di quelle più tipiche. Poi sempre sul manuale trovate c'è sempre un tre righette che spiegano come si fa a scegliere le parti di input, che alla fine è l'unica cosa che interessa se discutiamo l'impostazione del loop, anche perché di solito il BIOS fa automaticamente di tutto e c'è di solito, entrando in un menu, una cosa di questo tipo è abbastanza decifrabile, però appunto se avete un manuale sotto mano è abbastanza chiaro capire quali sono le voci che vi interessano. E qua ad esempio c'è first.device, second device, che in questo caso c'è hard disk CD-ROM, e indica che il sistema prova prima ad avviare l'hard disk, poi se non riesce prova ad avviare il CD-ROM e poi eventualmente prova delle chiavette o altre cose. Solitamente la configurazione più comune è mettere prima esattamente il contrario di questa, cioè prima i dispositivi removibili, poi il CD-ROM e poi l'hard disk, così se mettete una chiavetta che ha sul sistema operativo tipo quelle che abbiamo distribuito prima ve la fa partire subito, oppure se avete un disco ve lo fa partire subito e poi per ultima scelta fa partire l'hard disk.
poi ovviamente bisogna salvare l'impostazione del BIOS, vabbè, qua si tratta solo di capire un attimo come funziona, ma essenzialmente sono solo queste tre cose: riuscire ad entrare, impostare il device e poi salvare l'impostazione. E in altri BIOS, se non volete cambiare le priorità di avvio, c'è un menu da cui potete scegliere quale dispositivo avviare, ad esempio da questo EPC, e penso anche diversi, penso quasi tutti gli EPC che ci sono in giro, basta premere ESC durante l'avvio e vi compare questa schermata in cui in questo caso esce, puoi buttare da hard disk o da USB, ma se collegate una chiavetta, e voi potete scegliere senza modificare questa. Il BIOS legge i primi 512 byte del disco scelto, quindi se c'è un hard disk come prima scelta, lo apre e legge i primi 512 byte, e in questo spazio di solito risiede il bootloader, che è, diciamo, il trampolino di lancio per avviare poi il kernel, che è il cuore del sistema operativo. Alcuni bootloader tipo Lino, che è uno di quelli più vecchi di Linux, riuscivano a restare tutti i 512 byte dell'MBR, e lì bisognava memorizzare anche il riferimento a dove caricare il kernel. Era abbastanza scomodo perché ogni volta che si aggiornava tutto, si aggiornava il kernel, bisognava modificare sempre Lino, eccetera. E invece altri bootloader moderni, come ad esempio Gloob, utilizzano l'MBR, che sono i primi 512 byte, abbiamo detto, per avviare un altro pezzo. Cioè, in sostanza, come c'è in questa figura, dopo il BIOS che lancia l'MBR, dove c'è Groove, lì c'è Groove Stage 1, e Groove Stage 1 carica poi Groove Stage 2 da disco. In questo modo si aggira, diciamo, questa limitazione dei 512 byte e si riesce ad avere un bootloader un po' più grande, quindi con più funzionalità. Groove Stage 2 risiede sul disco, quindi su una partizione. Solitamente Groove Stage 1, per avviare Groove Stage 2, lo può caricare da file system di vari tipi. C'è da ricordare che ci sono due versioni di Groove, adesso c'è questa ambiguità perché è uscita da poco la versione 2. Nella versione 1 si poteva avviare lo stage 2 da una partizione fatta 32, X2, X3, eccetera, però ad esempio non X4 e altri, quindi se creavate una partizione, come diceva prima Simone, quella di slash boot, in una partizione X4 con group versione 1 non potevate avviarla, e quindi bisognava prendere l'accortezza quasi sempre di farla separata, fare una partizione separata tra questo elenco qua di quelle compatibili e poi tenere la root con X4 ad esempio. Poi adesso è nata invece la versione 2 che supporta anche X4 e molti altri LVM che vedremo poi nella seconda lezione. Quando si legge a volte durante il boot group stage 1.5, quelli sono una serie di settori che sono dopo l'MBR che contengono altri pezzetti di group. Quindi Groove poi, quando è pronto, richiede all'utente quale sistema operativo vuole avviare, e c'è un countdown. Di solito dopo il countdown viene avviato in automatico quello predefinito, e poi è abbastanza comodo perché si può praticamente editare al volo le impostazioni di avvio. Quindi se c'è qualcosa che non funziona, vi esce un errore, dentro Groove compare una specie di piccolo terminale che ha tutta una sua sintassi molto semplice, cioè non semplice, però c'ha pochissimi comandi, e da lì potete tentare di avviare il sistema anche se non funziona. Di solito una schermata, questa è la versione 1 molto vecchia, potete vedere anche perché c'è .8.04 che è appunto del 2008, però comunque l'idea è questa: vi compare una lista di questo tipo, voi premendo su e giù potete scegliere quale sistema operativo avviare, e poi premendo C vi esce una command line per fare delle operazioni di ripristino o modificare questi comandi. Solitamente quello che fa Groove da qualche parte, perché diciamo in Groove 1 e in Groove 2 il sistema di configurazione è cambiato molto, io adesso non ho voluto stare qui a elencare tutte le cose perché è noioso, vi dico solo che da qualche parte in qualche file di configurazione ci devono essere perlomeno queste due righe, che dice poi in realtà anche una terza, vediamo dopo, cioè la prima che dice Linux e poi c'è un percorso e poi c'è un parametro e altri parametri. Il percorso significa che Groove deve avviare il kernel
che è alla fine un file, da quel percorso, quello è il nome del file del kernel, e poi gli passa dei parametri che sono il disco di root da usare e poi i read-only, vediamo dopo, e poi gli iterativi, anche questo lo vediamo dopo, e anche di questo gli dà il file. Sono dei file immagine, cioè in realtà è un archivio compresso in certi casi contenente il kernel, che è un file binario. Questa è una schermata di group 1, diciamo, in cui ho premuto edit all'avvio, al posto di avviare, e praticamente questo è quello che fa lui, e se qualcosa non funziona potete cambiarlo al volo intentando di avviare, e sono esattamente le stesse righe che ho dato prima. Root HD00 è la specifica group dove si trova la partizione di boot, e poi root uguale dev SDA1, lo vediamo dopo, è la posizione del disco di root. E poi arriviamo al kernel Linux, cioè abbiamo visto i vari step, BIOS avvia stage 1, c'ha poi stage 1.5, poi alla fine avvia stage 2 avvia il kernel, e a questo punto è partito il kernel Linux. E quindi una volta che il gruppo ha lanciato il kernel, alla fine diciamo è morto, e del resto se ne occupa il kernel, che prosegue nell'esecuzione. Vabbè, il fatto che viene passato il parametro root l'ho già detto. E poi ok, come prima cosa il kernel tenta di montare la partizione di root, cioè il kernel è un file binario e tenta di, con i parametri che gli ha passato group prima, questo dev sda1, di caricare la cartella principale che contiene tutti i file del sistema per proseguire, e quindi deve essere appunto group a dirgli dove sta, perché lui non lo sa. Dev sda1 è un file che in realtà è un disco, perché come ha detto prima Simone, in Unix e quindi anche in Linux tutto è un file, e sda1 diciamo è il file che corrisponde a un certo disco. Quindi root uguale dev sda1 significa che group dice al kernel, e guarda che la root la devi prendere da questo dispositivo, da questa partizione di questo disco. E se non ci fosse la partizione di root o non sia quella giusta, abbiamo un bel kernel panic, che è l'equivalente della schermata blu della morte di Windows, che magari molti conosceranno. E perché ovviamente il kernel non può proseguire ad avviare il sistema se non ha i file che gli servono. E se invece non ci sono problemi, la partizione di root viene montata, come si dice in gergo, poi vediamo dei dettagli su file system nella prossima lezione di martedì. Viene montata prima in sola lettura, e come prima cosa, se ce n'è bisogno, viene avviata una procedura di check del disco, cioè viene verificato che non ci siano degli errori. Ad esempio, se vi salta la corrente e avete un file system schifoso, probabilmente quando riavviate il sistema Linux lancerà un check del disco per controllare che sia tutto a posto prima di proseguire. Poi se tutto funziona, il disco viene montato e il kernel può proseguire nel suo lavoro. Però c'è qualcosa che non va, perché c'è qualche problema con il file system. Nel senso che il kernel deve montare la partizione di root, abbiamo detto, però non è detto che il kernel abbia al suo interno tutto quello che gli serve per caricare la partizione di root. E come fa il kernel a caricare la partizione di root? Esiste initrd, che è l'initial RAM disk, che è un file compresso che contiene un piccolo file system che ha dentro i driver che servono al kernel per caricare il file system della root. Quindi di solito, come abbiamo visto prima in gruppo, c'era initrd, si dà anche un percorso per initrd, e quindi il kernel, quando deve caricare la root, avvia initrd che ha dentro tutti i driver che gli servono per caricare la partizione. Poi altri utilizzi, qua ho segnato di cifrare dischi cifrati, perché c'è chi ha il disco cifrato, ad esempio io, che deve inserire la password prima di avviare il sistema per decifrare il disco, e quindi il kernel non è capace di decifrare il disco,
sia perché, cioè, in realtà si può compilare all'interno del kernel quello che gli serve per, anche ad esempio per decifrare i dischi, però riempire il kernel di roba è svantaggioso, come ho scritto qua, perché tutto quello che va nel kernel poi va a finire anche in memoria, nel senso che il kernel, quell'immagine del kernel viene poi messa in memoria ed è residente lì, quindi più roba mettete più aumenta la memoria, quindi di solito si consiglia di usare l'intero di, anche se c'è gente che lo sconsiglia dicendo che è inutile, poi molti non usano i dischi cifrati. Poi quindi il kernel Linux prosegue e controlla che ci sia tutto, controlla l'hardware presente e carica tutti i driver, che in gergo del kernel vengono chiamati moduli del kernel. Carica l'hardware e controlla qual è, carica il driver e poi viene lanciato il processo init, che è il processo padre di tutti i processi, come vedremo dopo. Tutti gli altri processi sono figli di init. Poi insieme ad init vengono lanciati alcuni processi spontanei che sono del thread del kernel. E poi a questo punto il kernel ha completato il suo lavoro. Una volta che è stato avviato init, lui ha finito, cioè resta in background per tutte le operazioni del sistema operativo solide, però diciamo la fase di boot che coinvolge il kernel è finita. Init è un programma che viene lanciato dal kernel ed è il padre di tutti i processi. Init ha il compito di generare tutti i processi del sistema che servono all'inizio e di lanciare una serie di operazioni. Di solito, nella configurazione più semplice possibile che vedremo adesso, init ha un file che si chiama etc/init/tab, dove è specificato all'interno tutte le operazioni che deve fare all'avvio. Di solito si divide l'avvio in una serie di livelli di avvio che vengono chiamati run level. Ho detto prima, ho saltato questo pezzo, ha il compito di generare tutti gli altri processi e di gestire run level e poi anche di avviare alcuni programmi subito dopo, cioè appena viene generato init lancia subito alcuni programmi come ad esempio getdiy. Se avete mai provato a premere Ctrl+Alt+F1 su una qualunque macchina Linux, vi compare un terminale di questo tipo che non è completamente testuale e non c'è interfaccia grafica, e questo terminale appunto viene lanciato da init, cioè quando finisce il kernel lancia init lancia getdiy. I run level sono divisi solitamente in 6, anche se poi se ne utilizzano alla fine solo 4. Cioè esiste un livello di esecuzione 0, run level 0, che è quando il sistema diciamo è spento, è un livello speciale. Poi run level 1, o chiamato anche S, che è la modalità manutente, quando avviamo il sistema e non vogliamo lanciare tutti gli script, ma vogliamo diciamo far partire a mano tutti i programmi noi, può servire magari per controllare quando c'è qualche problema, ma di solito non ci si ferma mai a questo run level, ci si passa per proseguire oltre. Poi i run level da 2 a 5 servono per la modalità multiutente, e poi il run level 6 è un altro run level speciale che serve per il riavvio. Init-tab appunto definisce cosa fare in ogni run level e poi in init-tab è definito anche qual è il run level di default, cioè quando si avvia il sistema il kernel lancia init va a leggere init-tab e va a chiamare tutte le operazioni di ogni run level partendo dal primo andando in avanti fino al run level di default che viene definito all'interno di questo file, può essere ad esempio il 2, quindi esegue il run level 0, 1 e 2 e tutto quello che comporta. In Debian dentro il file etc/init/tab compare questo commento sostanzialmente quello che ho già detto prima. A volte viene usato il run level 5 per inserire l'avvio dei sistemi di login grafici. Gli script di avvio è un meccanismo che nel sistema che vediamo adesso, che è quello più semplice, vengono lanciati da init. Cioè ad ogni run level init chiama uno script che è chiamato rc e si trova in questa posizione etc/init.d.rc, e questo script viene chiamato con un parametro, vabbè adesso non osserviamo questa sintassi qua, cioè viene chiamato ad esempio per il run level 0 rc con il parametro 0, poi per il run level 1 rc con il parametro 1 e così via. Rc poi si occupa di avviare i programmi che servono nel sistema e ad ogni run level. Quindi questo è lo schemino riassuntivo, c'è init che genera i vari programmi principali che restano sempre attivi, che sono ad esempio via TTIY,
e poi lancia in ordine etc init.trc col parametro 0, poi col parametro 1, poi col parametro 2, eccetera. L'avvio alla System 5, System 5 è una versione di Unix che implementava questo sistema di avvio e viene chiamato così anche su Linux. E funziona così: esistono una serie di cartelle per ogni run level che sono etcrc0.d, etcrc1.d, eccetera, e in ogni cartella ci sono dei collegamenti a dei file che si trovano nella cartella init.d. E questi collegamenti, adesso vediamo come sono fatti. Prendiamo questo esempio: nella cartella rc0.d c'è un file che si chiama s35 networking ed è un link che punta a un file etc.init.d networking, cioè questo file, questo non è un file, è un collegamento, e quando viene chiamato in realtà viene aperto quest'altro file, una cosa che esiste in moltissimi sistemi operativi con Linux. E questo s35 significa che deve essere chiamato come numero di priorità 35esimo all'avvio, cioè al run level 0 viene aperta questa cartella rc0.d e viene visto tutti gli script che ci sono dentro e vengono avviati in successione, cioè se c'è s01 viene avviato per prima e poi si va avanti in ordine fino ad arrivare a, ad esempio, s35 networking, che viene lanciato e in questo caso si occupa di avviare servizi dedicati alla rete che, appunto, dato che sono importanti, vengono avviati a livello 0. Qua c'è un altro esempio che riprende lo schema di prima, cioè sempre i processi di HTTI, init che chiama rc col parametro 0 e poi init col parametro 0 va dentro la cartella rc0.d dove ci sono tutti i link dei programmi da avviare e li prende in ordine, quindi start 01 programma e poi li chiama tutti e prosegue così fino ad arrivare a chiamare rc con il run level di default. Poi quando spegniamo il sistema è semplicissimo, la stessa cosa avviene al contrario, cioè si parte dal run level in cui siamo, ad esempio siamo nel run level 5, viene aperta la cartella rc5.d e vengono chiamati tutti i file in ordine, quelli che iniziano con K, che sta per kill, quindi kill 99 il primo programma, kill 98, e così vengono arrestati tutti i vari programmi. Che cosa sono questi programmi? Sono degli script che si occupano di impostare alcune cose del sistema, ad esempio host name, il fuso orario, controllare i dischi, montare il sistema, montare i dischi di sistema e poi avviare dei daemon di rete, ad esempio i server web, i server HTTP. Un demone è un programma che viene eseguito in background, che non viene visto dall'utente ma è sempre in esecuzione, come appunto ad esempio un server web. Gli script che ci sono nella cartella di RC sono strutturati in questo modo, cioè ci sono delle sezioni start, stop, console load, start, e in ognuna di queste sezioni viene definito per ogni script che cosa fare in quella particolare situazione. Quindi RC in realtà chiama questi programmi passandogli oltre a chiamare i programmi S, gli passa anche il parametro start. Quindi quel link lì viene collegato, come abbiamo visto, ai file che ci sono in init.d, a cui viene passato il parametro start. E ad esempio qua c'è un esempio con Apache, si può anche fare questa operazione a mano se fosse necessario, ad esempio per avviare o stoppare Apache, si può direttamente scrivere il nome del file che si occupa di questo servizio e passargli il parametro start o stop o restart. E poi qua c'è l'operazione che appunto fa RC, cioè passare il parametro start. Su questo sistema è applicato da Debian, ad esempio, ed esiste uno script che non viene ufficialmente consigliato di usare, comunque ve lo dico, è update RCD, e in sostanza vi permette di creare tutti i collegamenti automaticamente per i vari servizi da avviare. Qua ad esempio viene... Questo comando serve per specificare che il demone SSHD, Secure Shell, deve essere avviato nel run level 2, 3, 4, 5 fermato in quelli 0, 1 e 6. E poi invece l'altro serve per eliminare un demone. E poi invece RC Local è un file che contiene dei comandi da eseguire alla fine proprio del processo di boot, quando tutto è stato fatto.
e poi TCinitab, giusto per dare degli rudimenti, è un file che è strutturato in questo modo, ci sono delle righe, come ha detto prima Simone, separate da due punti, c'è un identificatore per ogni riga, poi su quali run level deve essere fatta l'operazione che verrà detta dopo, poi l'azione da fare e poi il comando da eseguire. L'azione solitamente è respawn, wait, oppure qua control alt n è un'operazione da eseguire quando viene fatto control alt cancel sulla tastiera. Ad esempio per il getttpy che abbiamo visto prima viene messo il respawn, così quando vi loggate dentro, fate delle operazioni, uscite, in tab vede che è terminato getttpy e provvede a rilanciarlo. Poi questa è la riga che serve per specificare il run level di default che ho già detto prima. Questa è la struttura di un file in tab, ma penso che non si legga neanche, di un sistema Debian. E poi niente, init può essere usato anche come comando passandogli come parametro il run level e lui si occuperà di spostarsi sul run level. Quindi se siete nel run level 5 e digitate init 1, il sistema passerà dal run level 5, 4, 3, 2, 1 ed eseguirà tutti gli script necessari per, in questo caso, per arrestare. Poi se invece passate dall'1 al 5 per avviare. Digitare init 0 arresta il sistema, perché significa passare nello stato in cui niente è attivo, e init 6 per varie questioni viene associato a riavvio. In Ubuntu questo sistema non funziona così, esiste upstart che è un altro sistema che si sono inventati, init up non c'è più, viene gestito tutto da upstart e gli script sono semplicemente in altre cartelle, ma non è niente di particolarmente diverso. E poi invece in Arch Linux viene utilizzato una viola BSD dove ci sono degli altri file, non c'è un file RC unico. E poi invece in Red Hat e SUSE viene messo tutto in una cartella etc/sysconfig, al posto di fare dei link vengono specificati dei file di configurazione. E poi adesso si sta passando a systemd, che invece è un altro sistema. E ultima cosa e poi finito, i comandi per l'arresto e l'avvio per l'arresto del sistema. E possiamo spegnere staccando la spina, ma non è bello. Possiamo digitare il comando di shutdown, oppure c'è altre punte power off, oppure utilizzare init e poi vediamo sysrq, che è una cosa un po' pro per l'emergenza. La cosa più pulita, se volete spegnere un sistema, è utilizzare shutdown. Gli passate il parametro meno -h now, cioè scrivere shutdown -h now, e significa arrestare il sistema, h sta per alt, subito, cioè now. Se invece specificate un orario, il sistema si arresterà quell'orario. La cosa abbastanza carina del shutdown è che quando lanciate il comando viene mandato un messaggio a tutti gli utenti collegati a tutte le shell, sia locali che remote del sistema, dicendo attenzione, il sistema si riavvierà tra 8 minuti, oppure si riavvierà ora. E si può specificare anche un commento. Queste sono cose che magari possono sembrare inutili, ma se state gestendo un server vi assicuro che, specialmente se ci sono altri utenti collegati, può essere utile. Poi se avete messo un orario si può anche cancellare lo shutdown. Questo ad esempio è un messaggio di shutdown. E poi c'è alt, reboot e power off, che sono degli altri comandi che fanno sostanzialmente la stessa cosa, però non mandano il messaggio e non si può specificare l'orario. Power off ha la differenza con alt che dopo aver arrestato il sistema operativo manda anche il segnale per spegnere l'alimentazione, cosa che sui portatili e altri sistemi viene fatta automaticamente, sui server non è sempre così. E poi ci sono le sysrq, se il vostro sistema è completamente bloccato perché c'è la RAM piena e non risponde più nessun terminale e nient'altro, e però avete accesso fisico alla macchina, quindi avete una tastiera davanti e il kernel sta ancora funzionando, cosa che è abbastanza rara che il kernel si pianti, potete fare questa simpatica combinazione di tasti alt, sysrq, r, s, u, p, che semplicemente uno dice ma che cacchio la faccio fare, faccio prima staccare la spina, e il problema è che staccare la spina, se c'è un disco che magari sta scrivendo su disco, sta scrivendo dei file, si può corrompere e poi non è bello, specialmente se ha un file system che non ha journaling. Poi vedremo nella prossima lezione cos'è il journaling. E i sysrq non sono sempre abilitati, poi c'è questa frase che si sono inventati per ricordare le combinazioni di tasti, e io vi consiglio questo libro Linux manuale per l'amministratore di sistema, io l'ho letto quasi tutto, è fatto molto bene
e lo trovate, mi sembra, su Google Libri quasi l'anteprima completa, mi sembra, e poi il testo completo costerà una 50 di euro perché è veramente alto. Se ci sono delle domande, sono qua, altrimenti questo è il mio indirizzo. Grazie. Grazie.